L'amore è la cosa che guida questa famiglia. Sono con Antonio Romano, il papà, e con Daniele. E allora questa serata, come le altre, sarà, Antonio, un grande successo. Io non dico niente, però prima di passarti la parola io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, innanzitutto i ragazzi, lo staff di Radio Amica Medieri, i cuochi e tutto quanto è stato organizzato da loro in questa bellissima scenografia. Quindi passo la parola prima ad Antonio, che ci dirà qualcosa su quella che è la serata, come si svolgerà. Grazie, i miei fan sono pagati. Grazie Rosaria, e buonasera e benvenuti a tutti quanti voi. Che dire, se il vento si calma la serata sarà proprio perfetta, comunque speriamo bene. Intanto voglio ringraziare tutti quanti voi per aver aderito a questa ennesima serata di successo, che quando si parla di successo si parla sempre grazie agli ascoltatori e a coloro che aderiscono a queste iniziative. Sarà una bella serata perché l'ospite di stasera credo che sia, a mio parere lo è, il massimo esponente attualmente della classica canzone napoletana. Antonello Rondi non ha bisogno di presentazione, 33 CD alle spalle, milioni di dischi, tournée in tutto il mondo. Antonello Rondi è sempre in gran forma e ve lo dimostrerà anche stasera con il suo concerto. Intanto, che altro aggiungere? La serata è, come dire, è possibile realizzarla grazie a Radio Amore, sì, ma principalmente a Daniele Ivan Romano, che è mio figlio, ma che veramente ha il diritto, nei fatti, di potersi esprimere, perché io ormai mi faccio solo la parte buona della radio, faccio il rappresentante ufficiale, ma chi si smazza dalla mattina alla sera è Daniele Ivan Romano, e quindi cedo volentieri il microfono a lui, grazie. Allora, degno depositario di tanto impegno, che questa sera ci ricorderà anche gli sponsor. Sì, innanzitutto permettetemi di ringraziare Autonautica Epomeo nella persona di Gianni Vivenzio, Hotel Salus nella persona di Riccardo Rizzonte, Casper Animation Daniele Maffettone e Cargomar Vincenzo Minieri. Queste serate stanno andando piuttosto bene, stiamo già lavorando addirittura a quella di novembre. Il prossimo appuntamento è il 18 di ottobre con Francesco Malapena, che è un grandissimo tenore. Abbiamo avuto modo di ascoltarlo al Maschio Angioino per lo spettacolo Ama Napoli, sempre promosso appunto da noi di Radio Amore. E il 18 di ottobre, ovviamente, prossimo appuntamento, sempre di venerdì, ma lavoriamo già alla data di novembre, appunto. E che dire, ovviamente tutto ciò è possibile grazie alla vostra fiducia e al vostro sostegno, perché è vero che noi pubblicizziamo gli eventi, li promuoviamo, facciamo tanto, ci diamo un bel da fare, però poi tutto è possibile grazie alla vostra fiducia e al vostro sostegno. Quindi buon appetito, buon divertimento e grazie. A dopo. Potresti uscire da freddare insieme a me. Io vestito leggerissimo vorrei e mi abbandonerei. D'altra parte Antonello è un grande artista ma anche un grande uomo, e tra noi è nata un'amicizia nel corso degli anni sempre più solida e sempre più concreta. Antonello è presente sempre in tutte le nostre iniziative e ormai punto di forza di Radio Amore. E nello stesso tempo la sua generosità è sempre proverbiale. Io ho avuto il piacere, diciamo, negli ultimi tempi di poter scrivere una biografia, diciamo un romanzo biografia, ovviamente grazie a tutti i supporti che mi ha dato lui e la moglie Titi, che è qui presente, che ringrazio. Abbiamo scritto quindi questa biografia, questo racconto di questo spugnizzo che è partito dai quartieri spagnoli per imporsi come parte bella di questa città. Ebbene, questa biografia troverà vita nelle librerie a fine novembre, insieme ad un CD che sarà allegato con 3 inediti e 12 canzoni tra le più significative del suo repertorio. Mi fermo con le chiacchiere. Antonello Rondi, vieni Antonello, che la gente ti aspetta. Ecco. Mi cambi anche come l'hai detto l'altra volta, bene sicuro, se me l'hai detto tu l'altra volta, via. Viva Radio Amore! O no? Rosa capelli rosa e puoi dormire.
dove scende su profumo dolce. E primavera non sentite voce, ma voi corantite nata mia. Si tratta di Luciana, si può pensi bella, con il tambore, quei castagnelle, sotto al dolce di stella, sto cuore che a balla potesse a ballare. Cor, cor, il vostro tutto, no? Sì, sta voce e scendi tanta mentre ti stringi voce cosa vuoi vicina. Sì, sta voce per chi ogni tanto the shit was sono canzoni che tutti quanti voi conoscete, quindi non va fermato, cantate insieme a me, va bene? Mi controllo? Mi controllo? Non mi controllo. Siamo. Vai maestro! Con le mani! Ma poi che una voce una stessa e maestra che buona fa spesa, una carretta che tiene la campagna, l'accompagna per tutta la città. Mo lasciasse con rosso e con giallo, s'accompagna che la musica o palla, pazzariella e chi stomma che avanza, o pescanza e giù in folla se fa. Questa sono un parco scenico, oddì, la gente Napoli che sta con un parco scenico. So scene comiche, so scene tragiche, mentre si recita si sente cantare Napoli, 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 acqua fresca di sale. Sai incantato il mare, con sole a luna, con forastiere. Son cantai le occhi corpine e una bruna e vent'anni d'età. L'amore, per chi l'amore, dorme
Bravissimi! Ma dove erano? Va bene così! Sì, sì, sì! Sì. Autore del sottoscritto. Quando ricordo torno ogni sera, io mi ricordo chi è meglio a me e chi passiamo con suo buona mia. Sapendo non potevo far morire, è fantasia. Grazie. Terra mia, terra mia, stai che voglio bene, sì, soltanto a te, Maria. Ecco la canzone per Maria, riuscita. Allora, ce ne andiamo tutti quanti felici e contenti con Fanicolì. Fanicolà. Poi Mari! Io ho dico, poi lui. La cantiamo tutti quanti con il mio soldato innamorato, pure tu. Ai sera non mi nemmeno sa niente, tu sai a tu, tu sai a tu, a tu sto con la grana che ti spietta, parlano un po', parlano un po', a tu. Signori, io
mi permetto di dire una cosa, perché ormai la serata è conclusa, è andata abbastanza bene, devo dire la verità, grazie con tutto il cuore per essere venuti. E io non l'ho detto prima, se no uno poteva dire, vabbè, chi se esagera. Lui è un grandissimo generoso, avete visto un'ora e mezza di spettacolo senza fermarsi mai, ma Antonio Conte, ecco, merita un applauso. È una cosa, mi preme dirlo, giusto per salutarvi, lui non è la canzone napoletana, lui è Napoli sotto ogni aspetto, in tutte le peculiarità positive. Napoli bella e Antonio. Arrivederci a tutti, buona vita!